Una bandiera della CIA per una nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Siamo qui a Padova perché? Perché ci ha organizzato un incontro per parlare della nuova PAC, la PAC dei prossimi mesi, dei prossimi anni fino al 2027. Siamo con Luca Trivellato, presidente di CIA Padova, insomma un appuntamento importante che voi avete voluto fortemente qua. Assolutamente, la conoscenza delle novità che ci aspettano nei prossimi anni in termini di programmazione agricola comunitaria è un tema fondamentale per poter immaginare l'azienda agricola di domani e le metodologie con le quali ci dovremmo confrontare per le tecniche agronomiche per riuscire a ricevere quei contributi sempre più necessari per l'agricoltura, viste le difficoltà che stiamo subendo sia sotto il profilo dei cambiamenti climatici ma anche dei maggiori costi negli ultimi anni. Relatori di tutto rispetto. Sì, relatori importantissimi, il presidente di Ismea, il professor Ferrero dell'Università di Torino, i tecnici della Regione del Veneto con Franco Contarin e il nostro presidente nazionale della CIA che ci ha onorato della sua presenza. Da agricoltore come vede questa PAC? Ci sono opportunità, ci sono nuove sfide. Siamo chiamati a fare un ulteriore sforzo nei termini della gestione delle nostre risorse, per cui in termini ambientali e in termini sociali. È chiaro però che l'elemento economico è fondamentale per il mantenimento delle nostre aziende agricole. Solo così potremo continuare a fare il nostro lavoro, che è di produzione di cibo sano, di cibo genuino, ma è anche gestione del territorio, gestione idrogeologica e contribuire alla biodiversità. Grazie Presidente, adesso noi sentiremo qualcosa di più su questa PAC dopo i titoli. Sostenibilità ambientale, la parola d'ordine del nuovo piano comunitario per l'agricoltura, una scelta imposta dall'Europa, ma a quale prezzo per gli agricoltori veneti? Il punto nell'incontro organizzato dalla CIA a Padova. Un commissario straordinario per la gestione delle acque e il contrasto alla siccità, a stabilirlo il governo italiano nella speranza che per innovazione nella distribuzione, irrigua e realizzazione di nuovi invasi non si arrivi a raccolti già perduti. Verona ha bisogno di almeno 4.500 lavoratori extracomunitari per l'agricoltura del territorio. La prossima settimana la richiesta di associazioni e aziende verrà discussa con il prefetto per velocizzare la burocrazia sul decreto flussi. Come modellare un melo non in frutteto ma in giardino? Interventi per il verde ma anche per ottenere frutti belli e sani. Come sempre consigli e suggerimenti nella rubrica del nostro Adriano Favaretto. È una pianta che abbassa la febbre e facilita la digestione. È l'artemisia comune che non dà l'assenzio ma un estratto per curare il colera. Una soluzione che è valsa il Nobel a chi l'ha individuata. Marzo pazzerello tra siccità e ultime gelate. Sono solo alcune indicazioni del consueto pronostico d'inizio mese di Morgana, la nostra astroega del Sile. E allora cominciamo a capire un po' meglio questa PAC con il presidente dell'ISMEA, ovvero il professor Angelo Frascarelli. Professore, come la devono vedere gli agricoltori questa PAC, gli agricoltori veneti? Beh, innanzitutto c'è una buona notizia legata al fatto che per i prossimi 5 anni ci saranno le stesse risorse della volta precedente, anche se non recuperiamo l'inflazione, quindi perdiamo circa un 10% in valore reale. Dopodiché vengono mantenuti i titoli all'aiuto, seppur che con una gradualità si avvicineranno al valore medio nazionale, però questo significa che per il Veneto, soprattutto per le zone di pianura, mantenere un livello di sostegno mediamente più alto del resto d'Italia. E poi ci sono una serie di nuovi pagamenti, in particolare mi riferisco agli ecoschemi, sono tutti sostegni che richiedono degli impegni e ogni agricoltore deve valutare nella propria azienda se è conveniente ricevere questo sostegno a fronte degli impegni che vengono richiesti, perché questa è una PAC che ti stimola a produrre di più, stimola a innovare, ma anche a fare un'agricoltura che porti a conseguire dei risultati ambientali voluti dai cittadini e dai consumatori. Noi dobbiamo produrre più cibo, perché nel mondo la domanda alimentare aumenta, ma lo dobbiamo fare con modelli nuovi. Come lo facciamo? Andando verso fortissime innovazioni. Ogni agricoltore deve produrre energia, ogni agricoltore deve fare qualcosa che si chiama o
agrisolare o agrivoltaico. C'è una critica a questo modello perché dice porterà a una riduzione della produzione, a un aumento dei prezzi, eccetera. Questi studi dicono se oggi all'agricoltura attuale li applichiamo questi vincoli avremo conseguenze negative, ma fra 10 anni no, perché da qui a 10 anni ci sarà una nuova agricoltura. Consiglio a ogni agricoltore di andare fuori dall'azienda e andare a capire dove stanno le innovazioni per il futuro. Ci sono tantissime innovazioni che ci consentiranno di produrre di più con meno impatto sull'ambiente. D'altronde, se noi non facciamo così, se non contrastiamo il cambiamento climatico, l'alternativa è che fra 70 anni metà dell'Italia non sarà produttiva. Grazie professore, adesso le notizie. Un commissario straordinario per l'acqua, lo ha deciso il governo a seguito del tavolo convocato sull'emergenza idrica a Palazzo Chigi. Soddisfazione dal Veneto con l'assessore all'agricoltura Federico Caner, che spera in un utilizzo più efficiente della risorsa idrica. Ma anche in progetti immediatamente esecutivi per invasi e opere strategiche strutturali per il futuro. In Veneto la mancanza di acqua e irrigua mette a rischio i 7 miliardi delle produzioni agricole. Poter contare su un unico interlocutore, afferma Caner, su una cabina di regia fra i ministri interessati e sulla semplificazione delle procedure per gli interventi necessari, permetterà di intervenire in maniera congiunta di fronte a un problema che rischia di innescare anche la tensione sociale. Con 71 milioni di euro lo Stato finanzia 6 progetti per eliminare lo spreco idrico. Beneficiare degli interventi consorzi Veronese, Brenta, Bacchiglione, Veneto Orientale e Delta del Po. I progetti prevedono interventi di conversione dei sistemi irrigui in altri più efficienti, di adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite, di installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza. Tutto ciò mentre gli agricoltori stanno riducendo gli ettari da coltivare per limitare i danni già preventivati a causa della siccità. Sarà aggiornato alla prossima settimana il tavolo in prefettura a Verona sul fabbisogno di manodopera stagionale, convocato nei giorni scorsi per fare il punto della situazione con le associazioni di categoria. Si dovrà parlare infatti delle nuove procedure di compilazione delle pratiche che, a quanto risulta, sarebbero più complesse rispetto all'anno scorso. Da quanto è emerso, serviranno 4.500 lavoratori stagionali per il territorio veronese, da ripartire in base al decreto flussi emanato in gennaio. Circa 3.000 assegnati direttamente alle associazioni e il resto richiesti alle aziende che non si rivolgono alle associazioni agricole. Si rinnova anche nel 2023 lo sgravio contributivo per promuovere l'imprenditoria agricola. La legge di bilancio riconosce l'esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che avviano una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023 e che non abbiano compiuto 40 anni di età alla data di inizio della nuova attività. Restano pertanto escluse dall'esonero le iscrizioni alla previdenza agricola relative a imprenditori e coltivatori che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un'età superiore a 40 anni. Come abbiamo capito, nella prossima PAC molto conterà la sostenibilità ambientale. Ma allora, quanto viene a costare questa svolta ambientale, ambientalista che chiede l'Europa? Ne parliamo con il professor Ferrero. Professore, voi avete fatto un'indagine e avete visto, insomma, che costa questa scelta. Sì, l'applicazione delle misure che questo indirizzo politico di transizione ecologica darà luogo a delle importanti perdite di produzione a livello europeo, variabili da coltura a coltura o da tipo di allevamento animale a tipo di allevamento animale, ma mediamente è del 20%, con aumenti significativi dei prezzi, anche quelli variabili dal 15% fino al 30%, ma a subire l'impatto negativo maggiore saranno soprattutto le produzioni zootecniche, perché in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda la produzione del latte, ci sarà una perdita di produzione, ma anche un significativo aumento di prezzi che arriva anche a un più 35%, o nel caso della carne suina, che potrebbe arrivare anche a un aumento dei prezzi del
fino al 50%. Poi lei ha detto anche che ci sarà invece un aumento delle importazioni, ci sarà anche un'insicurezza alimentare sia europea ma anche mondiale, e poi tutto questo che dovrebbe soprattutto andare a combattere i gas serra non porterà di fatto nessun vantaggio. Sì, è proprio così, perché visto che noi produrremo di meno e siccome è prevedibile un aumento della popolazione a livello mondiale ma anche a livello europeo, saremo costretti a importare da altri paesi, i quali dovranno aumentare le loro produzioni, ad esempio disboscando, perché dovranno produrre di più, quindi i benefici non ci saranno. Grazie professore, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte continueremo a raccontare questa PAC.